Perché? Come mai? Ma perché? In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino. Fai assaggiare un pezzettino. Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà. Si sa, il cibo è l'unica cosa buona che nutre veramente. Se poi fa anche bene alla pelle, il suo potenziale aumenta. Dalle verdure ai cereali, dai carboidrati al pesce, sono tantissimi gli alimenti che, se assunti nelle dosi giuste, contribuiscono a mantenere giovane il nostro organismo. La ricetta risiede negli antiossidanti, quelle sostanze che, presenti in moltissimi cibi, rallentano l'ossidazione e quindi l'invecchiamento delle nostre cellule. A dimostrare questo arrivano 70 gustosissime ricette raccolte nel libro A tavola non si invecchia, edito dalla Giunti editrice e presentato alla libreria Arion, Palazzo delle Esposizioni di Roma. Il volume porta la firma di due famose dermatologhe, quali Tucci Romano e Gabriella Fabroncini, e si avvale dell'importante contributo di Lorella Cuccarini, che racconta i trucchi e i segreti che le hanno permesso di mantenere naturalmente quell'aspetto giovane e radioso che gli italiani amano, senza però dover essere costretta a seguire diete o regimi alimentari particolari. Ho dato tutta una serie di, io li ho chiamati segreti, insomma, tutto quello che è stato in qualche modo la mia conoscenza attraverso l'esperienza, una serie di consigli che certamente sono meno legati all'invecchiamento della pelle, ma sono proprio più legati anche a uno stile di vita, cioè come si può veramente convivere con il nostro lavoro, con il, come dire, anche i nostri ritmi così frenetici, ma con un occhio molto attento alla cura per noi, e anche proprio è anche un modo per volerci un po' più bene, no? Per ognuna delle ricette ampiamente descritte nel libro viene riportato il valore ORAC, ossia quel valore che indica la quantità di antiossidanti di cui possiamo far carico attraverso l'assunzione di determinati alimenti. Ha una buona alimentazione, per esempio Lorella è una che mangia integrale, l'integrale ha molti più antiossidanti, che mangia molta frutta, la nostra frutta di cui poi l'Italia va fiera, le arance di cui sono gli agrumi, che sono pieni di vitamina C, ci preservano dai danni ossidativi, quindi dai danni legati al sole. Ecco che quindi noi siamo quello che mangiamo, e la cute, che è il nostro biglietto da visita, la pelle che ci presenta al mondo, sicuramente se ne può giovare. E in barba agli scettici è possibile anche qualche strappo alla regola. Noi abbiamo anche sottolineato una nuova filosofia e anche scienza, che è l'ormesi, ovvero un piccolo danno fa sì che c'è una reazione più positiva del danno stesso, quindi ogni tanto punirsi o mangiare una cosa, il famoso sgarro, se rientra in una filosofia di vita e di alimentazione sana, non può che farci bene addirittura. Legato al libro, che si discosta da tradizionali volumi di cucina e si avvicina di più ad un vecchio diario delle nostre nonne, dove ricordi e una sana semplicità facevano da padroni, anche un concorso a cui è possibile partecipare collegandosi alla pagina Facebook A tavola non si invecchia. In gara una cena con le tre autrici e il menù, un insieme di portate, magari cucinate proprio da loro.